Nella nostra parasha parla dell'accensione della menorah. Oggi non abbiamo santuario, però i maestri ci insegnano che ognuno di noi ha il dovere di accendere la propria anima. Però a volte è molto difficile perché ci sentiamo spenti interiormente. Si racconta, c'era questo bambino, il José di Dublino, quando era piccolo. Ogni giorno andava nella foresta. Il papà dopo un po' si preoccupava perché la foresta è un posto pericoloso, lui era piccolo. Un giorno gli chiede: "Bimbo, dimmi, perché vai ogni giorno in foresta? È pericoloso." Al quale il bambino rispose: "Vado a cercare Dio." E il padre rispose: "È meraviglioso che tu a questa età cerchi Dio, ma lo stesso Dio che tu trovi nella foresta, lo stesso Dio lo trovi anche qui in città. Perché devi andare fino a lì?" Il bimbo rispose: "È vero, lo stesso Dio è anche qui in città, ma sono io che non sono lo stesso. Quando vado nella foresta, vuoi perché sono a contatto con la natura, percepisco, divento una persona diversa e riesco a vedere Hashem in un modo più profondo." Cari amici, ognuno di noi deve crearsi una foresta dove lui, entrando in questo posto, riesce a diventare una persona superiore e percepire Dio. E questo è niente meno che il giorno dello Shabbat. Ogni giorno Hashem è uguale. Siamo noi che di Shabbat diventiamo superiori spiritualmente, e allora sì che possiamo percepire maggiormente la presenza di Hashem. Shabbat Shalom a tutti.